punto che volevo sottolineare, che è stato Bellini con il suo modo di scrivere, più di Donizetti, che ancora era legato anche a Rossini, a spezzare questa tradizione sempre del cosiddetto bel canto, di dare troppa importanza alle fioriture e alle acrobazie vocali e invece concentrarsi più sulla melodia. Infatti Bellini è ricordato soprattutto per le sue melodie strepitose, Casta Diva,